avere, come ti posso dire, così. Una correzione, perché io non voglio accusare la dinamica di un pensiero, io voglio soltanto mettere al centro l'attenzione che vogliono prepararsi, fare. Saverio, e quando è fatto noi come chi si qua? Noi non sono io, come mi si è, spesso mi si accusa di dire io, noi come un gruppo di pianeta siamo... No, noi poi fascisti. Noi no, come fascismo, perché il fascismo lo sapete bene, io non è che ci stia dando d'accordo. Praticamente abbiamo finito le batterie. Noi come gruppo di pianura... Aspetta, vediamo un po'. Non ci sta con nessuno. Abbiamo... abbiamo sto facendo la torcia. Abbiamo raggiunto una gran bella soddisfazione, un gran bello scopo, quello di praticamente domani di essere invitati dalla segreteria del sindaco De Magistris. 5 persone che poi mi diranno che non sono del Movimento 5 Stelle, domani si incontreranno col sindaco De Magistris per parlare sulla discarica di Pianura. Ebbene, io non ho trovato un parlamentare Movimento 5 Stelle disposto a venire, disposto a firmare la denuncia, perché noi abbiamo prima fatto una richiesta che aveva un suo termine, cioè di scadenza 30 giorni. Allora questo per rispondere a Saverio, il quale Saverio dice tu prepara un lavoro, glielo porgi, glielo metti all'attenzione. Io addirittura gliel'ho fatto pure firmare quando c'erano il periodo delle regionali su a Posillipo. 200 firme, 300 firme, addirittura Cioffi, addirittura tutti i rappresentanti, tutti quanti, al Senato, alla Camera, ovunque, i regionali, quelli che si candidavano, tutti hanno firmato questo documento, noi chiedevamo al sindaco di Napoli che cosa avesse fatto rispetto alla normativa Seveso per tutelare la salute dei propri cittadini. Questo aveva 30 giorni, più 15 per rispondere, aveva in totale 45 giorni per poterci dire lui che cosa avesse fatto nei 4 anni di gestione che è stato il sindaco di Napoli. Ebbene, dopo 67 giorni, il sottoscritto, mi sono ritrovato da solo, veramente da solo in questo caso, a firmare la denuncia in procura, insieme con l'avvocato Roberto Ionta. Domani saremo chiamati e i primi 5 firmatari dobbiamo andare lì a... sviscerare questo problema, cioè a parlarne di questo problema col sindaco De Magistris e forse sicuramente, molto sicuramente, con l'assessore nuovo del giudice. Ebbene, uno di questi 5 firmatari mi aveva proposto di voler portare Roberto Fico con noi, insieme a noi. Io ho detto, porti lui o vengo io, scegli tu. E a questo punto voi direte, perché la mia incazzatura? Perché hai detto una cosa del genere? Ebbene, io l'ho detto perché in effetti questo signore praticamente non ha mai fatto niente per questo paese, perché non hanno mai fatto niente. Il gruppo storico di Pianura, che sono poi due pedone, Mignola 5 Stelle Fusco e Massimo Nonno, e chi li appoggia, un tale Oscarino Di Maio, che è di Soccavo, loro si reputano gruppo storico. Noi siamo 23 persone, abbiamo portato un lavoro avanti sulla discarica eccezionale, abbiamo portato Paolo Nunez, abbiamo portato Vilma Gomez, abbiamo portato Isabella Di Nolfi, abbiamo messo in evidenza le criticità, sì. abbiamo parlato di quello che stiamo soffrendo, abbiamo portato documenti, fiumi di documenti, cartacee, una valigetta piena di carte, quindi abbiamo sviscerato il problema proprio dalla A alla Z, così come diceva Saverio. Abbiamo condiviso. Vai a vedere quante discussioni sul meetup ci stanno aperte su questa cosa. Quasi muore di cancro, più di tutte le altre zone. E ricordo le parole di un signore, non vi faccio il nome, di Fuorigrotta, anzi di Bagnoli, che diceva che praticamente lui sbigottito, ma quasi muore dappertutto. Cioè tu sei un attivista, io sono un attivista, quasi muore dappertutto. E quindi dobbiamo tacere, dobbiamo stare in silenzio ad aspettare che poi tocca il turno nostro. Ma dobbiamo combattere per evitare che altri figli, altri ragazzi si ammalino. Ebbene, io proprio di questo signore che ho detto prima, io non me lo sono mai trovato nelle mie campagne a Pianura. Mi sono trovato Paola Nunez, Simo Romese, qualche volta Isabella Di Nolfi, 2 o 3 volte Isabella Di Nolfi, no, anzi sempre, perché se ne dica, ci stanno tanti attivisti che attaccano gli europarlamentari. Io Isabella Di Nolfi quante volte l'ho chiamata sul nostro territorio, tante volte è venuta, quindi non lo so, partecipa.
partecipa tantissimo e poi è informatissima sui problemi di pianeta, cosa che non fanno altri. Voglio dire, con tutto questo che sto a dire, c'è un signore che si chiama Roberto Fico e che tra l'altro è responsabile di Meetup di tutta Italia, dal vivo, cioè in sua presenza, sente dire a un attivista vicino a un altro gruppo di attivista: voi non siete legittimi. Io mi sarei aspettato quella stessa sera che il signor Roberto Fico si alzasse dalla poltrona, dalla sedia, dal vicemesso, avrebbe preso il signore in questione col cravattino, cioè con la cravatta così, e detto: tu stai fuori, che tu non puoi dire vicino a un gruppo di attivisti di 20-23 persone: voi siete legittimi, noi siamo legittimi, ma perché il Movimento 5 Stelle è questo? L'offesa non indifferente. Allora, Saverio, questo sempre per rispondere a te: preparare il lavoro, portarlo all'attenzione dei nostri rappresentanti, portarlo alle istituzioni. Domani ci incontreremo il sindaco De Magistris. A me avrebbe fatto piacere, orgoglio, portare tutti i nostri rappresentanti in Parlamento da De Magistris, andare lì e parlare dalle scariche pianura. Ma tutti insieme, veramente tutti insieme. Esatto. Ma come faccio a dirlo? Se io nella mia lotta quotidiana, giorno per giorno, sono sempre stato insieme ai ragazzi, ecco, questi qua. E tu cosa pensi? Diciamo, quale e possa come essere fai a cambiare questo stato di cose? Diciamo, secondo la tua visione, quale pensi possa essere stato il motivo per cui, diciamo, in questo momento c'è assenza? Cioè, tu ci banale. Te la dico proprio subito, la risposta è una risposta banale. Loro, per non inimicarsi questi quattro personaggi che da anni ritengono che loro rappresentano la municipalità, no, capo e pianura, ma su capo e pianura sono oltre 130.000 abitanti, rappresentati sempre da quattro persone. E come mai, signori Fico, ma pure Nunes, Moronese, Colonnese, tutti, Micillo, come mai non si chiedono che su una municipalità di oltre 130.000 abitanti sempre quattro attivisti? Cioè, possibile che solo quattro? Cioè, noi appena abbiamo preso 5.400 preferenze alle europee, alle regionali molto di meno, 4.500, che stiamo perdendo e perderemo ancora, perché loro non hanno, loro questi signori che si reputano vecchi del meetup eccetera, non hanno, predicano bene e razzolano male, cioè fanno come i fanreti praticamente, non fare certe cose e poi sono loro i primi a farlo. Quando io parlo di inclusione, di condivisione, ma è una discussione che l'ho messa 15 giorni fa su meetup, ho messa una discussione che tutti i campani, tutti, da Caserta a Benevento, da Avellino a Salerno, da Napoli a Salerno, tutti, e Giulio ci ha dato ampia testimonianza prima, tutti siamo interessati alla cosa, è vero? Perché le discariche non rifiuti tutti non speciali, rifiuti pericolosi, saranno fatte a Caserta, a Benevento, a Avellino, a Salerno e a Napoli. Cioè, è possibile che se tu vai su quella discussione ci saremo 10 attivisti su 5 milioni di abitanti, che a detta della dichiarazione di Schiavone siamo 5 milioni di zombie, cioè di morti che non sanno ancora di sapere che morire. Morti che camminano. Cioè, noi un territorio avvelenato, un territorio maltrattato, un territorio bistrattato, un territorio proprio distrutto dai rifiuti tossici, questo signor Caldolo, che il 15 maggio nella malataccia, in piena campagna d'età, accetta questa cosa per far sì che poi i rifiuti tossici possano essere portati in campagna. Ma stiamo scherzando. Cioè, il Movimento 5 Stelle doveva salire sul tetto del... No, buttarsi proprio giù, scendere in piazza. Una persona mi dice, come me l'ha detto a Bagnoli, io ho visto proprio la prima volta incazzato Roberto Fico, l'ho visto a Bagnoli, dove diceva che loro sono opposizione e non gli fanno fare niente. Benissimo, andate in piazza, scendete in piazza, chiamate i 9 milioni di persone che vi hanno votato, venite qua, noi siamo in piazza, non ci fa... all'interno delle istituzioni non ci fanno fare niente. Stamattina abbiamo pensato di uscire fuori. Forse su questo, Enzo. O questo vuol dire che praticamente loro si sono anche loro affezionati alle poltrone? E a me mi sta diziando a sorgente. Io ti dico che probabilmente, diciamo, in questo momento mi sento di esprimerti, diciamo, solidarietà su questo pensiero, per il semplice motivo che probabilmente noi dovremmo riniziare a
pensare, ti ripeto, alla visione della sensibilizzazione in maniera concreta. E questa sensibilizzazione, sai, potrebbe essere l'aspetto che calamita le coscienze di tutti, dei nostri portavoce, di noi attivisti e della gente. Perché ovviamente considera un attimino che di fronte a una tematica del genere, dove c'è sostanzialmente la nostra vita in gioco, ma quella dei nostri figli, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, per nostra vita intendo dire di tutte le future generazioni, delle generazioni presenti. Abbiamo future. Visto a Caldi che cosa sono stati capaci di fare, la più grossa discarica di Europa in assenza di autorizzazioni. Hanno fatto la più grossa discarica di Europa a Calvi, a Caserta. Certo. Io per esempio ho un terreno a 8 km da Calvi e convinto che lì era una zona stupenda, una zona pulita. Apro il giornale la mattina e trovo la fotografia di Paola che sta lì a fotografare insieme a Dario, insieme a Bim, insieme a altri, la discarica più grossa d'Europa in assenza di autorizzazione. E figuriamoci dal 21 agosto in poi. Una zona molto ricca di falde, di falde acquifere. Di acque minerali. Ma guarda che a me il professor Ortolani mi ha dato il là per postare un discorso sull'acquedotto Campano, perché il professor Ortolani su una guerra che pure sta facendo il Movimento 5 Stelle parlava dell'acqua che viene raccolta dalle rocce, e noi le rocce sono la madre della nostra vita, cioè praticamente loro filtrano l'acqua, l'accumulano per darcela, per regalarcela. Noi se non ci fosse acqua sulla terra non ci fosse vita, quindi non ci sarebbe vita. E quindi praticamente l'acqua è una cosa che tu vitale. La devi vitale, dovrebbe essere tranquillamente gratuita e poi dovrebbe essere alla portata di tutti. Ebbene, cratere Senga, all'interno del cratere Senga una polla d'acqua stupenda che alimentava tutto Pozzuoli, attraverso tre rami dell'acquedotto Campano che portavano alla masseria La Starza, al Macellum, e finivano poi ad alimentare una fontana a Piazza della Repubblica, una fontana delle Quattro Cannelle. Tu che fai al cratere Senga? Lo riempi di rifiuti tossici. A detta del professor Aldo Loris Rossi, di 45 milioni di tonnellate di rifiuti tossici. Facendo diventare l'acquedotto Campano, che era un'opera di 2300 anni fa, posta a 65 metri di profondità sotto la strada della via vecchia San Vito, dove nasce poi la necropoli di San Vito, un acquedotto praticamente che diventa un collettore di fanghi tossici o percolati. Un senatore, un deputato, a cui ho raccontato questa storia, che hanno tutte le possibilità per poterlo fare, andare in una caserma dei carabinieri o dei vigili del fuoco, a dire voi avete una squadra speciale che scende in queste cose, andiamo a vedere se questo pazzo di Lusso Vincenzi dice la verità. Tanto, a squadra a disposizione ce l'hanno tutte le caserme di pompieri, mi è stato detto, hanno una squadra di sommozzatori speciali che possono scendere dappertutto. Si prende la squadretta, loro sono pagati per questo, attrezzati con maschere, con bombole, eccetera. Andiamo giù per gli occhi dell'acquedotto, ce ne sono a decine in via San Vito, tutti quei circhi che tu vedi vicino alla necropoli, quelli sono tre occhi, un occhio più due necropoli, vabbè. Sono cose, però io ti so dire gli occhi dove stanno, te li posso dire uno per uno. Cioè, mai possibile, né un senatore, né un deputato, nessuno del Movimento 5 Stelle che ha detto vicino a me Andiamo, prendiamo una squadra di pompieri attrezzati, specializzati, andiamo lì e andiamo a scendere lì giù per vedere veramente se dici il vero e il falso. È un po' avvilente, veramente avvilente. Guarda Vincenzo, non ti so dire, certamente il tuo racconto non, sostanzialmente non può essere, diciamo, smentito. Io ti dico con molta onestà, non conoscendo i motivi per cui non c'è stata questa disponibilità, e bisognerebbe chiederlo a loro in maniera diciamo anche ripetuta, per avere praticamente delle risposte che possano essere non tanto convincenti, ma per dare forza poi, come dicevi tu, anche al nostro entusiasmo, no? Che poi chiaramente in effetti quello che racconti tu demolisce un attimo insomma anche la mia visione a 52 anni di quello che dovrebbe essere, come ti posso dire, la linea sposata del movimento. E poi ti dirò, vedi, per esempio guardo Marco che è un giovane, io sono materialmente insomma un tuo coetaneo, e trovo chiaramente in effetti già difficoltoso
ragionare sul fatto che noi, diciamo, uomini di mezza età, stiamo incominciando di nuovo a voler ribellarci, come prima sostenevi tu, a lottare di nuovo, praticamente al concetto di attendere di morire, attendere di essere vessati, attendere di liquefarci mentalmente in una contraddizione così forte ed elevata senza reagire. Certamente, insomma, io qualche volta ho anche detto che è un peccato sicuramente non osservare, diciamo, questo grido di dolore raccolto dalle nuove generazioni, che nel contesto sociale sappiamo benissimo sono, tra virgolette, tramortite da praticamente, insomma, una devastazione, diciamo, sia di valori morali che ovviamente, insomma, di vite umane, no, più che altro, sai, di visione esasperata del consumismo, e quindi ovviamente in effetti vicini più che altro a dei valori falsificati che comunque i grandi mass media, in concomitanza con le lobby del commercio mondiale, chiaramente vogliono, tra virgolette, distratte. Certamente, insomma, che i movimenti studenteschi sono stati fortemente depotenziati. Questo non è un'accusa, è diciamo quello che osservo, perché tra le strade prima noi le avevamo molto più massivamente occupate da una forma di protesta che riguardasse in effetti quello che era il sollevamento delle coscienze. Oggi devo darti atto che il sollevamento di queste coscienze è così sopito che effettivamente dobbiamo avere una grande paura. Una paura, sai, Enzo, che deve farci rendere conto che tra rassegnazione e ovviamente visione dell'ostacolare la malvagità, tutto quello che praticamente è oppressione continua, per sporchi interessi, diciamo, di potere e di soldi, ha avvelenato le nostre menti. E quindi, sai, trovo estremamente, diciamo, difficile entrare nella visione della condivisione se poi effettivamente manca una sensibilizzazione delle coscienze. Se noi oggi siamo a discutere delle difficoltà che ci sono e delle controversie sulle dinamiche interne tra gli attivisti, perdendo di vista in effetti la cosa più importante, il vero problema reale, quello che si vede tutti i giorni, e non facciamo praticamente in effetti gruppo su quella che tu chiaramente giustamente indicavi come condivisione di comunque un lavoro fatto principalmente perché tu come cittadino ti sei stancato con un certo tempo di subire senza, non dico non capire, ma subire senza rispondere con un sussulto di coscienza a quello che ci accade intorno. Ecco, io praticamente ho aspettato un anno per osservare e vedere materialmente quante persone a questo sussulto di coscienza rispondessero con una visione positiva. Devo darti atto che siamo ancora pochi e probabilmente dobbiamo lavorare con umiltà e coscienza per rivitalizzare prima di tutto la visione di coesione, ma una visione di coesione non, capito, soltanto detta a parole, che può sembrare, diciamo, in questo momento, sai, un mero slogan. Io te lo dico con il cuore e sentire, e mi fa male, capito, oggi trovarci praticamente qui in 10 di noi e raccontarti che siamo appena 3-4 persone che trovano ancora lo stimolo di incuriosirsi per capire
come combattere il male con una visione che è completamente, diciamo, diversa. Nel senso, non vogliamo soccombere cercando di sapere. Io mi auguro che materialmente, insomma, da questo momento così delicato ci possa essere in effetti, insomma, una ricompattazione vitale tra tutti noi. Mettiamo da parte un attimo anche, diciamo, lo screzio di per sé e la visione che, sai, posso dirti la verità, Enzo, comprendo anche chi in un momento in cui c'è davvero una difficoltà nell'andare avanti, nel sostenersi, nel vivere la vita quotidiana, trova, diciamo, neanche così, come ti posso dire, vergognosamente, no? La visione di magari, ecco, trovare nella politica probabilmente anche una possibilità di lavoro, perché non lo trovo ignobile. Trovo invece, diciamo, come ti posso dire, preoccupante che la visione di questa ottica non venga strutturata con praticamente il movente principale, e cioè se la collettività fa uno sforzo anche per dover pagare, non parlo, attenzione, in questo momento non vi parlo dei portavoce, ma ti parlo di tutta una immagine che probabilmente ambisce eventualmente a poter ricavare, diciamo, un chiamiamolo piccolo profitto da questo diciamo, da questa attività, ok, mi può stare anche bene. Probabilmente però dovremmo guardarci un po' più dentro e dire se questa è un'azione che deve portare materialmente anche profittità per l'impegno che fai, mi sta anche bene di conoscerti praticamente in effetti il tuo impegno al lavoro. L'importante è che tu abbia però in effetti la visione del beneficio alla collettività. Se riusciamo praticamente in effetti anche a coinvolgere chi non ha questa velleità, ovviamente, quindi non guarda alla candidatura, non guarda ad un attivismo che possa diciamo giungere ad una forma di remunerazione, ma unicamente per farlo per il puro senso dell'està intellettiva, della coscienza, per effettivamente preservare il valore, allora praticamente cerchiamo di fare corpo, ricuciamo gli strappi con intelligenza, se è possibile. Io vi chiedo umilmente di poterlo fare. Forse anche io ho fatto qualche, tra virgolette, non errore, ma ho manifestato, diciamo, con passione le mie incomprensioni. Vorrei mettere a disposizione, diciamo, questo mio momento a tutti quanti noi, forse per lanciare il là fondamentale, cioè cerchiamo un attimino di rivedere, di mettere tutti quanti a disposizione la parte più bella che abbiamo, l'intelligenza, l'intelletto che ci ha regalato nostro Signore, mettiamo a disposizione per difenderci. Questo è quello che mi sento di dire. Ne abbiamo bisogno tanto. Cerchiamo, no, ovviamente, no, cerchiamo di fare, fare quadrato tra di noi e probabilmente, insomma, aumentare la forma di sensibilizzazione, aiutandoci. Guarda, io sono totalmente d'accordo con tutte le cose che hai isolandoci detto. Ci frazioniamo e non, però volevo aggiungere, ci sentiremo sempre più soli di noi. Volevo aggiungere una cosa a quella, alla parte ultima del tuo discorso che è incommiabile praticamente. Il fatto che praticamente gli aspiranti alle candidature sono giustificati dal fatto che possano avere, no, un'esigenza economica legata alla disoccupazione, tra virgolette, che io ritengo sia un marchio che ci hanno attaccato addosso tanto tempo fa, non la giustifico. Sai perché non la giustifico? Te lo dico subito. Uno, perché io mi sento cittadino responsabile. Due, se è vero che noi dobbiamo innovare il sistema amministrativo, cioè il modo di fare politica, attraverso anche l'azione del Movimento 5 Stelle, è vero anche che noi abbiamo bisogno di persone, non me ne volete, di persone, di giovani che
abbiano la capacità di andare ad amministrare adottando questo sistema e facendolo in qualche modo prevalere sul vecchio sistema. Se noi invece diamo la possibilità, giustificando per motivi di disoccupazione, il candidato tal d'età che non ha titoli, no? E ne troviamo tantissimi nell'amministrazione locale, e questo forse è uno dei motivi per cui Napoli, e non solo, si trova in questo stato, lo andiamo a giustificare, non mi ci trovo. Io invece aggiungo che non era questo, tu dici lo giustifico moralmente perché credo è un'esigenza, quindi se candida perché per l'unico spiraglio per poter per 5 anni magari andare a pigliarsi 500 euro al mese e quindi risolvere una parte dei suoi problemi. No, perché io penso invece che quello che sente questa esigenza abbia il sacrosanto diritto. Buonasera, ciao. Il sacrosanto diritto di avere di essere riconosciuto dalla collettività e dal governo nazionale, no? Il diritto di vivere e quindi essere riconosciuto, come devo dire, il cosiddetto reddito di cittadinanza, va bene? Attraverso il quale poi insomma, uno può anche migliorarsi culturalmente, perché non è detto che un reddito di cittadinanza può servire solo per vivere. Magari se uno ha le capacità e ha la voglia può anche migliorarsi culturalmente e poi magari candidarsi ad amministrare. Ma invece quello che oggi io veramente proprio vedo come un miracolo, come è proprio questo nuovo sistema che si sta evocando, che si sta proponendo, che insomma in qualche modo obbliga le persone che si vogliono esporre, quindi vogliono vedersi investiti della possibilità di poter amministrare, no? Ad avere almeno in qualche modo i titoli per poterlo fare. Ragazzi, come ci vogliamo organizzare, ragazzi, per la, diciamo, per il discorso per il fatto della delibera, anche per, penso per liberare un po' tutti quanti. Come volete fare? Instauriamo un tavolo tecnico. Cominciamo a partire prima materialmente da questo piccolo ponte di informazioni. Sì, iniziamo prima a informarci, sì. Cerchiamo di svilupparlo, i documenti, iniziamo a lavorarci e poi ci incontriamo. Non dico settimana prossima, però a stretto giro. Sarebbe piacere se verrebbe qualche portavoce. Dobbiamo comunque trovare. Guarda, Giulio ci ha messo 24 ore per partire solo con notizie di base. Quindi quando parli di velocità con Giulio, possiamo comunque sulla questione della velocità per avere le informazioni. Comunque possiamo utilizzare la rete, questa è una cosa fondamentale. Sì, ma lui ha detto cioè, tramite Facebook. Ma Giulio diciamo utilizza comunque Facebook. Certo, c'è. Ma Umberto. Giulio diciamo utilizza molto Facebook e quindi carica tutto il materiale sotto forma di file da farli scaricare. Anzi, volevo aggiungere una cosa, vedete che mi è venuta, giusto per dare la mano a Giulio. Giusto per dare la mano a Giulio, se noi lui penso che fisicamente non riesce ad andare su tutto il territorio ad informare le persone. No, questo perché no. Io pure perché esce pazzo, insomma. Quello quindi noi possiamo, assorbiamo prima le informazioni e poi le iniziamo a divulgare. Le divulghiamo, non solo l'informazione in modo corretto, perché io per esempio leggo molto Napoli adesso, se tu per esempio mi dai dei documenti di società che vogliono agire su Napoli, probabilmente ecco tu hai già trovato una strada, io ne trovo un'altra che è assurdo che si faccia la discarica e iniziamo ad informare. No, io dicevo addirittura tu avrai un amico a Caivano, voglio dire, se tu riesci a ma tramite i gruppi che ci stanno, il Movimento 5 Stelle, allora l'invitiamo o ci andiamo, invitiamo in regione tutti quanti e ci vediamo là, è bellissima come cosa, anche perché cominciamo a popolare anche il palazzetto là, che è bellissimo. Allora ragazzi, praticamente ci aggiorniamo e ci salutiamo praticamente da Pianura per questa nuova riunione. Per l'avventura che verrà. E per l'avventura che verrà. Speriamo che sia, diciamo, siamo in questa pubblica piazza, diciamo, il momento capostipite. Speriamo che abbiamo fatto, diciamo, comunque un'opera di condivisione per i cittadini, che insomma.
che non rimanga un diritto alla salute, un diritto certo. alla vita. E penso che non rimanga soltanto una riunione così internos tra di noi. Allora un saluto e un abbraccio a tutti, ragazzi, da pianura. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Alla prossima e ci aggiorniamo. Ma che saluto a fare? E grazie, grazie per la luce in notturno, in notturno. Molto ciao a tutti, un abbraccio a tutti ragazzi. Proprio dobbiamo essere fascisti. Ecco qua, ho chiuso. Sai beh, non vai in casa. Che vega sta perdendo terreno. Era voleva fare la campagna elettorale. Si è fatta bene. Sì, però